Niente ragazzi, sono arrivata in aeroporto e come vi dicevo appunto sono in barchi, non so se vedete, sto proprio partendo, sto andando. Bella ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, non sarà un video molto semplice da fare. Ci siamo riuniti qua perché appunto vi dovevamo dire questa cosa qua. Per me Elisa è una cosa improvvisa, per il papi non lo so. No, beh, lo sapevo da qualche giorno. Appunto, come avete letto dal titolo, la Ceci se ne va. Se ne va, è una decisione che abbiamo saputo appunto pochissimo tempo fa. Più che altro è stato un duro colpo a partire dalla tempistica e poi ce l'aspettavamo dalla Ceci, perché la Ceci è la Ceci appunto. È insostituibile. È insostituibile, sì. Niente, siamo un po' spiazzati, un po' tanto spiazzati, soprattutto io e Elisa, e anche perché è un pezzo di cuore che se ne va alla fine. È parte integrante anche del canale, cioè sì. A parte il sentimento che io ho per lei, questa è una cosa comunque importantissima. Per quanto riguarda questo video che stiamo facendo e abbiamo ritenuto opportuno farlo, proprio perché lei fa parte integrante del canale e niente, ha deciso e se ne va. E quindi raga. E poi appunto facciamo questo video perché poi sennò avreste sicuramente chiesto di lei. Giusto farlo, dai, per chiarire, sennò poi tanto sarebbe saltato fuori lo stesso. E quindi già dai prossimi video non c'è la Ceci, come mai non c'è? Ci sarà magari in qualche altro, perché è programmato, però perché l'abbiamo preregistrato. Sì, esatto. Forse abbiamo una challenge dove eravate voi tre insieme, che forse andrà online prossimamente. Vediamo. Andiamo anche a se farlo uscire, perché sì, tanta situazione. Niente raga, questo è quanto. Alla prossima. Non sarà facile. No, perché domani se ne va. Già. Io stanotte non dormo. Farò fatica anch'io. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Bello. Ciao ragazzi. Ho fatto una decisione molto molto difficile e finalmente sono arrivata ad una conclusione. Ho deciso di partire. Non l'avrei mai immaginato, però è una cosa che devo assolutamente fare. Poi magari vi spiegherò man mano più avanti. Però cerco di pubblicare comunque su Instagram, pubblicare qualche video su TikTok. Sul canale di Lucas ovviamente la vedo dura, che io pubblicherò qualcosa, nel senso che non mi vedrete. Marco lo sa che me ne sto andando. Fate qua triste, come lo sono anch'io. E niente ragazzi, ho già fatto il biglietto, solo di andata ovviamente, senza ritorno. E non so se quando ritornerò, se ritornerò, non lo so. So solo che è fatta, la frittata è fatta. E mi spiace molto perché mi mancherete un sacco. Vi ringrazio per tutti questi anni che abbiamo passato insieme, delle emozioni che mi avete fatto passare. E vi terrò sempre nel mio cuore, ragazzi. Sempre, sempre, sempre. E vi do un grande abbraccio. Vi amo tantissimo e vi stimo tanto. Grazie di tutto, ragazzi. Ciao.
Niente ragazzi, sono arrivata in aeroporto e come vi dicevo appunto sono già verso gli imbarchi, non so se vedete, sto proprio partendo, sto andando e... comunque niente, quello che volevo dirvi è che sto andando a trovare mia mamma e sto lì un mese, quindi tranquilli che la Ceci ritorna. Questa volta abbiamo fatto un prank a voi. Spero di non avervi fatto preoccupare troppo. E non preoccupatevi che poi la Ceci ritorna online. Un bacione grande. Ciao ragazzi, ciao. Dov'è Marco? Vediamo se troviamo Marco, che è tutto triste lì che sto partendo. Sembra che sto partendo per tutta la vita. Guardate com'è conciato, eh. Che faccio? Stai qua, dai. Cosa c'è, amore? Dai che ritorno tra un mesetto, ormai lo sanno già che torno tra un mese. Ma è lungo un mese, non è mica un giorno. Ah, mi spiace molto. Che occhi cali. Il mio amorino, E non fare il piangino, No! Mia mamma non la vedo da 2 anni. E mezzo. E mezzo. Esatto. La prossima volta porti anche a me. Ovvio, però dopo te ti lascio là. E io torno qua a mangiare le lasagne. E io cosa mangio là? Tu mangi il fufu. Ma che è il fufu? Fufu. Dai, compagni, mani in bar. Dai, andiamo insieme, andiamo agli imbarchi però. Agli imbarchi e poi? Dopo tu torni indietro. Da solo. Col tuo giubbino. Meno male che sto scherzando sopra, perché veramente non voglio piangere. Come l'altra volta. Esatto. Non abbiamo pianto fino all'ultimo e poi... Ma non piangiamo. No. Non piangere. Ragazzi, siamo agli imbarchi. Siamo agli imbarchi. Non piangi. Ops. Avevamo promesso di non piangere, non stiamo piangendo, visto? A me si vedono di più le lacrime. Io non piango. No. Dai, non sono in un villaggio che non c'è la connessione internet. Sono in una città. Dai, dobbiamo essere forti tutti, ok? Dai. Uno dei due deve essere più forte dell'altro, così sostiene l'altro. Sentami tua mamma, tutti i parenti, le cuginette, bellissime. Che hanno 10 anni, l'età divisa. Sì, e sono due gemelle. Sì. Magari farei vedere qualche diretta su TikTok. Qualche diretta su TikTok, qualche post su Instagram. Sì. Oddio. Mamma mia. Ciao amore. Ciao ragazzi, ciao amore. Vieni amore. Questo è tuo? Aspetta. Sì.
Grazie. Ciao amore. Ciao. Bacio. Ciao. Cosa? Amore. Sta bene così. Sta benissimo così. Bella. Ciao.